Eccomi qui, finalmente sono tornato! Oggi facciamo un video, siete pronti? Manu! Manu! Oh, ma che stai combinando? Oddio ragazzi, ma come cavolo ti sei conciato? Ma stai scherzando, è Manu? È quasi carnevale! Ed è carnevale! Non è quasi carnevale, già è carnevale, forse è passato pure. Ale, ma come stai? Sembri veramente un cadavere, che c'è? Male. Che c'hai? Sto un po' male. Si okay, vede. Vediamo. Che bello. Oh no. Oh no. No. Che cos'hai? Un bigodino nel... Che cos'è? Una forcina. Ti faccio una zeta sulla barba. Ma perché sulla barba? Stai fermo con sta spada. Allora, sulla pancia. È una spada di plastica. Stai fermo. È insignificante come te. Di cosa cavolo sei vestito? Di Zorro. Che c'è? È di plastica. Ma fa male. Lo sapevo. Stai fermo. Ai, l'ho capito. Ok. È di ferro. Va bene. Vediamo ragazzi come impugna la sua spada, guardate come la conserva nella sua cintura. Basta, non ce l'hai più la spada. Okay. Vediamo, fatti vedere un po' col capellaccio bello. Guardate ragazzi, c'ha tutte le cose sbrilluccicose, i capelli. Se per togliere la spada. Ah, mi arrendo, ok? Mi arrendo già da prima. Dammi il mio cappello, mettili in testa. Aspetta, lo devo dare o lo devo mettere in testa? La devi mettere in testa. Io? Sì. Manco niente, sto coso qua. Ancora basta così. Fermo, ok, sono venuto qua per fare un'altra cosa. C'entra Zorro con le tartarughe ninja? Chi vorresti essere, Splinter? Ale, per favore digli qualcosa anziché non fare niente. Lui è morto, ma l'hai ucciso tu? Poveraccio figliolo. Allora facciamo una cosa, visto che è un morto. Basta, non infierire però. Non si infierisce sui cadaveri. Fermo, ai. Vuoi sfidare in una battaglia? Ora ci penso io per te. Vediamo se ne hai il coraggio, dai. Adesso che prendo la mia cucchiaia di legno, sei finito. Mi arrendo. Disarmato sono, fermo. Tempo. Adesso sì, forza. Fatti salto. Pausa. Mi ha colpito alle spalle. Scherzo, no, alla pancia. Sì, però è sempre alle spalle perché non me ne sono accorto. Basta, sono morto! È finita. E adesso? Grazie mille, Ale! Sei un amico! È vendetta! Ascoltami, prima di fare... Lo so che sei bellissimo. Ascolta, prima di fare il pazzo e il bellissimo, ti volevo dire una cosa. Io sono venuto qui non per combattere o per litigare, ma per girare il video che ti avevo promesso, quello in cui ti compravo tutti i giocattoli. Finalmente questa storia deve finire. Ti farò spendere più di 1000 euro. Ma sei pazzo? Quale 1000 euro? Non ti spendo un euro, poi non ho 1000 euro. Hai la carta di credito? Non se ne parla proprio. Se anche voi volete entrare a far parte del nostro popolo dei vichinghi, cosa dovete fare? Attivare la campanella. La devi smettere di dire questa cosa di attivare la campanella. Io lo so. Scrivete che tu lo sai. Iscrivetevi al canale. E poi lasciare un bel like al video, giusto? Sì. Dillo più con più chiarezza, altrimenti non si fa. Io sono bellissimo vestito a Zorro e Zorro fa quello che vuole. Allora dillo a tema Zorro. Iscrivetevi al canale, attivate il campanello e lasciate un like al video. Quindi mi raccomando, fate tutto questo e noi adesso ci dirigiamo direttamente a comprare tutto nel mondo dei giocattoli. Dove vuoi andare per primo? Ai giocattoli. Bene, noi andiamo. Ale, tu che fai? No, non voglio venire, mi sto male. Ok, vorrei dire che risparmierò soldi. Ma no, mi raccomando, fagli prendere qualcosa anche per me. Sì, mi farò spendere più soldi. Voi siete pazzi, ragazzi. Io non spendo niente per voi. E adesso andiamo, forza, filiamo, via. Two hours later. Siamo arrivati qui al centro dei giocattoli, l'iper mega galattico centro. Manu già è sparito, guardatelo tipo come gira per il centro. Manu, vieni qua, non cominciare a scappare e ascoltami. Regista, per favore, inseguici e tienici d'occhio perché altrimenti siamo fregati. Questo qua lo perdiamo in mezzo ai giocattoli, non lo troviamo più. Guardate, in miniatura, è tipo un pezzo di plastica. Vieni qua. Allora io te lo sto dicendo, vedi di spendere poco, altrimenti io ti lascio qua e ti faccio pagare a te che non hai soldi. Voglio questo. Non cominciare con le cose di Hulk, che ce le hai le cose di Hulk. Prendi una spada di queste, che costa, quanto costa questa? Questa qua è bella, bella. Scusami, Zorro deve avere la spada. E io ce l'ho la spada. Ma questa è più bella, guarda qua. Ma non fa niente. No? Non la vuoi? No, questo. Aspetta, no, Zorro non ha quei fucili. Zorro può avere una pistola normale o può avere una spada, hai capito? Andiamo a vedere. Ma quelle sono le cose per le femmine, vieni qua. Allora ciccio bello, vieni qua. Le possiamo fare, Stefano? Manu, ti devi comportare bene.
altrimenti ce ne andiamo. Non comincia più tardi. Non ce la posso fare, questo mi fa impazzire. Che stai facendo? Cosa questa cosa? Marco ci arriva, guardate, vediamo se riesce a fare centro con... vediamo se ce la fai. Sei un metro, un succo di frutta. Vieni qua, Manu. 60 euro, Manu, non mi sembra il caso. William! Rispondimi! La vuoi smettere? William! Prenditi qualcosa di più economico, tipo pigiama mask, qualcosa più... Questo... Scusami, questo qua non ti piace? 13 euro, è bellissimo. Io ti dai questo. Va bene, prendiamo questo. 52 euro. Non mi interessa. Come non ti interessa? Ma a me interessa. Senti, marmocchi. Ragazzi, la spesa si conclude qui. Va bene, lasciami questo. Ok, questo quindi lo possiamo? Ci hai ripensato, ragazzi, mi è andata bene. Allora questo. Questo qua? Va bene, ok. No, sei, ma stai scherzando? Questo costa 70 euro, cioè meglio quello di prima. No, Manu, non scherzare, senti. Mi avevi promesso che li comprai tutto e quindi io voglio questo. Cioè lui gioca col punto debole mio, che le promesse le mantengo. Va bene, ok, prendiamo sta scatolona gigante. Ancora voglio un sacco di cose. No, senti, smettila. Ti potevi prendere lo scudo di Capitan America, questo qua, non ti piace? No. Questo è bello, guarda, è così combatti i criminali. Con questo qua, lo sai? Combatti i criminali. Fermo anche qui, che ci rimproverano. Manu, dai, per favore, non mi fare prendere altre cose. Guarda qua. Ma che sono queste cose, Manu? Unicorni. Ma uno ti somiglia, sai? E secondo me questo qua tutto colorato ti somiglia, è uguale a te. Hai una cosa così? Ce l'hai pure peggio, aspetta, te lo tiro io, così ti diventa rosa. Manu? No, ragazzi, quello l'ho perso, se n'è andato tra le cose della LOL. Vieni qua. Manu, per favore, non farmi impazzire. Non ce la faccio più. Vieni qua. Ragazzi, io adesso me ne vado. Lo lascio veramente qui, così se lo vendono come giocattolo, perché non ce la faccio più. Scendi da qua. Scendi, che non è nostra. Per favore, scendi. Ma di chi è? Non buttare è tutto per... Non è mia, ma nemmeno tua. Scendi. Andiamo sul canestro a fare... Non puoi smontare tutto. Stai fermo, che stai distruggendo un negozio. Non ci arrivo, guardate. Dammi sto coso. Lascia. Lo tengo io. Lo tengo io. Fallo giocare un po' così almeno. Ciao, Vito. Si stanca e forse sta buono. Io nella mia vita non ho mai avuto figli. Però purtroppo con questo qui è come avere 10 figli in uno. Vieni qua. Mano, ma stai scherzando? Oddio, sembrava vero, guardate qua, ma tu sei pazzo! Ma poi lo dovremmo comprare pure sto coso. Sì. Ma quale venite? Che già sto spendendo un sacco di soldi. Manco posso più camminare, sta cosa è pesante. Ma non ti dice niente, tu cammini così. Questa è l'ultima volta che faccio una promessa del genere. Che c'è? Voglio questo. Pure questo, ma non ce la faccio più a tenerli. Metti qua. Basta, Manu, basta ora. Guarda, nemmeno riesco più a muovermi. Basta, non ho più dove mettere ste cose e non ho più soldi. Quindi ti prego. Vito, in realtà è uno scherzo, puoi posare un bel po' di cose. E perché non vuoi tutto? Prendimi solo questo e questo. E basta, non vuoi nient'altro? E questi qua li posso posare? Io non voglio quelle cose, ciao. Ragazzi, mi è andata bene. Ho voluto solo quelle due cose. Grazie, Manu, sei un bambino d'oro. Quindi, Manu, alla fine ti piace sto braccialetto? Sei contento? Dammi un bacino, dai, che me lo merito. Come mai mi hai fatto posare le altre cose? Volevo fare uno scherzetto che ti faceva comprare tutto e spendere più soldi. Cioè, quindi mi volevi fare lo scherzo che tipo spendevamo un sacco di soldi e poi in realtà non era vero. Ma a me basta poco per essere felice. E perché pensi questo? Ci sono dei bambini che sono senza giocattoli ma sono felici lo stesso. Ma questa cosa che hai detto è bellissima! Complimenti, Manu! Ciao. Mi meraviglio di te, non sei più un bambino monello! Sei diventato un bambino saggio! Ai, no! Scherzavo, sei sempre monello ma saggio. Alla fine Manu ha un sacco di giocattoli, anzi ne ha anche troppi, quindi non è giusto fare spreco di giocattoli. Ovviamente ci sono bambini molto poveri che non hanno i giocattoli. Infatti io e Manu questo mese, me lo prometti? Metti mignolino qua. Io e Manu promettiamo ufficialmente che a fine mese cosa facciamo? Diamo dei giocattoli. A chi? Ai bambini. Chi? Quelli più? Poveri. Bravo, bravo. Sei contento? Lo sapevo che non è contento, però noi lo faremo lo stesso. Quindi Manu, al più presto faremo un video in cui andremo a provare questo laboratorio degli esperimenti. Sei pronto? Sì. Ti farò scoppiare i capelli. A te ti farò scoppiare la barba. Perché? Ce
ce l'avete sempre con la mia barba. Comunque ragazzi, se questo video di oggi vi è piaciuto, mi raccomando di spolliciare, distruggete di like questo video e commentate il video qui sotto con l'hashtag Mano Felice. L'hashtag di oggi è Mano Felice. Mano Felice e Vito povero, quindi perché io sono povero, perché Mano mi ha fatto svuotare il portafogli, però lui è felice, quindi scrivete qui sotto Mano Felice e noi lasceremo bellissimo felice. No, un cuore volevo dire, ho sbagliato. Per questo video di oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video e... ciao! Buon...